Benvenuti al Giardino dei Giusti. Questo video vi racconterà azioni e scelte di persone esemplari. Guardiamoli insieme e poi volate a scoprire gli altri QR code presenti sui cippi. Berta Cáceres è stata un'attivista e ambientalista protettrice del fiume Gualcarc ed è Ilenca, popolazione discendente dai Maya. È nata in Honduras il 4 marzo 1971, dopo gli studi è diventata insegnante. Ha cofondato il Consiglio delle Organizzazioni Popolari ed Indigene del Honduras con lo scopo di difendere la loro terra dalla deforestazione e dalle azioni illegali. Nel 2006 si è opposta alla costruzione della diga idroelettrica Agua Zarca sul fiume sacro Gualcarc, che non rispettava i diritti dei popoli indigeni. Per Ilenca, che viveva rispettando la propria terra, la costruzione di una diga era un'aggressione contro il fiume, per loro luogo sacro, e contro la comunità, perché avrebbe limitato la disponibilità di acqua e di cibo e messo in pericolo la sopravvivenza di tutti gli abitanti del luogo. Berta ha saputo riunire tutti coloro che si opponevano al progetto ed è riuscita a presentare ricorsi contro i finanziatori della diga, ma i suoi appelli sono stati ignorati. Nell'aprile del 2013 ha organizzato un blocco stradale per impedire l'accesso alla diga. Gli indigeni in fila resistono per oltre un anno. Pacificamente mantengono la posizione e respingono gli attacchi violenti delle forze armate. Berta e altri attivisti ricevono minacce dalla polizia e dai lavoratori delle compagnie di costruzione. Il 3 marzo 2016 viene uccisa nella sua casa a La Esperanza. Diverse organizzazioni, tra cui Amnesty International, hanno denunciato l'accaduto e chiesto che venissero trovati i responsabili. Gli autori materiali sono risultati uomini impegnati nella costruzione della diga, ma i mandanti sono rimasti impuniti. La protettrice del fiume ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il premio Goldman. Il suo impegno a difesa dell'ambiente continua grazie alle sue figlie e ai collaboratori del Coppin.